stamattina è stato presentato in conferenza stampa presso il comune di La Terza il progetto Rigenerazione Urbana La Terza Palagianello 2022, che sono stati presentati al Ministero dell'Interno. Si tratta di un progetto dell'importo complessivo di 5 milioni di euro, di cui 3 milioni e 700 mila euro alla Terza, comune capofila, e 1 milione e 300 mila euro a Palagianello. Nello specifico, l'area di intervento per la Terza riguarda le due piazze Vittorio Emanuele e Plebiscito, mentre Palagianello ha puntato su Piazza Rampi, una porzione di via Giulio Cesare e Piazza Regina del Santo Rosario. Qualche tempo fa avevamo già un progetto per la rigenerazione di Piazza Plebiscito e di Piazza Vittorio Emanuele, ma non ci è stato permesso di partecipare poiché era solo per i comuni superiori a 15.000 abitanti. Ora il Ministero si è ravveduto e ha aperto il bando anche ai comuni al di sotto di 15.000 abitanti, purché associati. E noi ci siamo associati con il comune di Palagianello e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione di Palagianello e la sindaca Maria Rosaria Borracci, e abbiamo presentato due progetti per le rispettive piazze per un totale di 5 milioni di euro, di cui 3 milioni e 700 mila euro per la Terza. Il concetto è quello di rendere la nostra piazza moderna, vivibile, sostenibile e soprattutto che ben si possa conciliare e possa connubiarsi con la progettazione di un milione e mezzo di via Roma, quindi il rifacimento di via Roma, che vedrà l'abbattimento delle barriere architettoniche, e siamo in fase di pubblicazione del progetto, quindi ci sarà una prosecuzione. E l'altra cosa positiva è che avrà un segno distintivo, poiché già da via Roma, con la piazza che abbiamo presentato, il progetto della piazza, saranno caratterizzate con delle applicazioni in maiolica, perché vogliamo che la Terza sia anche la città della maiolica e quindi vogliamo vivere questo brand. Ringrazio dunque l'ufficio tecnico che ci ha dato la possibilità di poter terminare, diciamo, questo progetto insieme ai progettisti di Europan, il consigliere Calderalo Giovanni, a cui è stata data questa, diciamo, questo incarico, all'assessore Colacicco e a tutti coloro che hanno contribuito perché si potesse realizzare questa fase preliminare. In modo particolare un ringraziamento alla dirigente Patrizia Milano. Un momento di condivisione importante fra due territori, La Terza e Palagianello, che si confrontano sul tema della rigenerazione urbana. Partecipiamo assieme a questo finanziamento, con l'auspicio che ci venga finanziato, per riqualificare ambiti urbani importanti, di condivisione, di socializzazione, ambiti oggi che sono fruibili dalla cittadinanza, ma che potrebbero essere fruiti in maniera ancora più dinamica, più sostenibile, attraverso questi progetti di riqualificazione. Ci vede accomunato un territorio che è quello della Terra delle Gravine, il percorso materano, e quindi mettiamo in sinergia quelle che sono occasioni di sviluppo per un territorio, il territorio delle Gravine, che promuoviamo anche attraverso questi progetti. Uno step importante che, oltre alla transizione ecologica e digitale, ci porta a una vera transizione sociale in cui i cittadini si possano confrontarsi nei luoghi urbani dedicati.